Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Vi ricordate le conferenze stampa, quegli antichi riti durante i quali i capi del governo e i ministri spiegavano i loro provvedimenti più importanti nelle conferenze appunto stampa in cui si rispondeva alle domande dei giornalisti? Ecco, roba superata, non funziona più. L'ultima conferenza stampa fatta dal nostro Presidente del Consiglio risale a 56 giorni fa. Un record a Cutro ed effettivamente non andò in una maniera particolarmente positiva. Poi più niente, il Presidente del Consiglio non fa conferenze stampa, non partecipa a programmi di approfondimento, non rilascia interviste registrate, tutto al più se vuole parlare manda una lettera a qualche giornale, oppure quando ritiene di aver realizzato un provvedimento storico senza precedenti fa un video autoprodotto modello Instagram. Nel giorno della festa dei lavoratori il governo sceglie di lavorare. Sceglie di lavorare per dare risposte a quei lavoratori e a coloro che legittimamente aspirano a migliorare la loro condizione. Lo facciamo con una serie molto articolata di provvedimenti, ma il più importante di questi provvedimenti è relativo al taglio delle tasse sul lavoro. Noi abbiamo liberato un tesoretto di 4 miliardi, lo abbiamo liberato grazie al coraggio di alcuni provvedimenti che avevamo portato avanti, penso ad esempio al superbonus, penso alla questione delle accise, e oggi destiniamo l'intero ammontare di quel tesoretto al più importante taglio delle tasse sul lavoro degli ultimi decenni. Buon primo maggio a tutti e adesso al lavoro. Buongiorno. Ecco, la comunicazione nell'era Meloni, in un palazzo Chigi illuminato che sembra Versailles, video autoprodotti, zero domande, zero giornalisti. Il governo Meloni va in onda su Tele Giorgia e dietro quella porta, il Consiglio dei Ministri, l'avete visto, è poco più che lo sfondo di uno spot. E certo non è l'unica la Presidente del Consiglio a celebrare i provvedimenti del governo con un fare così, diciamo, autopromozionale. È anche normale che sia così, e di Presidenti del Consiglio imbonitori ce ne ricordiamo parecchi, da Berlusconi a Matteo Renzi, per esempio celeberrima la presentazione del provvedimento degli 80 euro di Renzi. Io vi vedo entusiasti, però non capisco, cioè, mi fa piacere. Effettivamente il tema del pesce rosso è il punto fondamentale di questa... Però mi fa piacere che almeno siete contenti, siete di buon umore. Oggi sono numeri che avete in cartellina. Se soltanto aveste anche la cartellina sarebbe perfetto. È un'operazione che io non ho difficoltà a definire di portata storica. Stiamo parlando di una platea di circa 10 milioni di italiani che vanno a prendere 10 miliardi di euro su base annua, che vuol dire 1000 euro su base annua, che vuol dire ragionevolmente in media 80 euro netti al mese per 12 mensilità. Vi lascerei lo spazio per alcune rapide domande. Come faccio? Vado a caso? La differenza, diciamo che qui ci troviamo di fronte a un grande televenditore, ma Renzi si sottopose poi alle domande dei giornalisti, così come rispondeva alle domande della stampa anche Mario Draghi, che pure non faceva interviste in televisione, una mi pare sui giornali non di più, ma almeno rispondeva ai giornalisti in conferenza stampa e faceva in media due conferenze stampa al mese. Giorgia Meloni no, ripeto, 56 giorni senza rispondere a una domanda. Eppure di domande ce ne sarebbero tante da fare. Per esempio, faceva oggi Repubblica un titolo, anzi ieri, una legge ad hoc per spostare Fuortes, il blitz di Meloni, a Via il Risico, il Rai. Sembravano speculazioni, oggi Consiglio dei Ministri. E allora la domanda sarebbe questa: perché oggi, proprio oggi, il governo fa una norma nella quale prevede il divieto di ricevere incariche e collaborazioni per coloro che hanno compiuto il 70° anno di età per le fondazioni lirico-sinfoniche?
telefoniche e perché i sovrintendenti delle medesime funzioni devono cessare in ogni caso la loro carica a 70 anni di età, anche se magari appunto avevano un contratto che prevedeva più a lungo la loro permanenza, perché proprio oggi? Forse per far fuori con un anno di anticipo l'amministratore delegato della RAI, Carlo Fuortes, spostarlo al posto del soprintendente, guarda caso appena settantenne, del San Carlo di Napoli, Lissner, francese, metterci al suo posto Carlo Fuortes e poter mettere un nuovo amministratore delegato, un nuovo direttore generale in anticipo alla RAI? Insomma, Fuortes non molla la RAI se prima non gli trovano un posto al Teatro San Carlo. Al Teatro San Carlo c'è un francese, sapete che i francesi non sono particolarmente simpatici in questo periodo al governo italiano e viceversa. Si fa fuori Lissner e forse si mette Carlo Fuortes lì e si libera tutto in anticipo. Naturalmente il soprintendente del San Carlo di Napoli non ci sta e minaccia cause, vedremo. Naturalmente sarebbe interessante farla questa domanda, ma neanche sul governo, sul provvedimento di oggi del governo c'è stata nessuna possibilità di domandare. E poi insomma siamo comunque sicuri che, trovato un nuovo lavoro a Fuortes, sistemati in RAI nuovi vertici, finalmente al governo Meloni verranno fatte domande severe e critiche senza sconti nel finalmente rinnovato e indipendente servizio pubblico radiotelevisivo. Oppure può darsi che tutte queste siano illazioni e lo scopriremo presto, quando magari l'amministratore delegato Fuortes dirà che lui non c'entra niente con questa norma, rimarrà in RAI fino alla fine del suo mandato e al San Carlo magari ci andrà qualcun altro, ma questo lo capiremo molto presto. Intanto